Questa puntata. Confermati i presidenti delle sette commissioni. Il Consiglio regionale sostiene l'attivista Georgiana. Confermati i presidenti delle sette commissioni permanenti del Consiglio regionale della Toscana. La votazione per i rinnovi delle cariche delle commissioni è avvenuta come previsto a metà legislatura. Oggi è stata l'occasione della riconferma dell'ufficio di presidenza della prima commissione. Sono onorato che mi sia stata confermata la fiducia come presidente di commissione per questa seconda metà di mandato, una seconda metà di mandato nella quale ci saranno molte tappe importanti per l'attività della prima commissione prima tra tutti l'approvazione del programma regionale di sviluppo che dovrebbe avvenire entro pochi giorni e poi usualmente le tappe della prima commissione che vanno dall'approvazione del bilancio a tutte le variazioni di bilancio e documenti di economia e finanza ovvero ai capisaldi di quella che è l'attività finanziaria e quindi anche di governo della nostra regione. La prima commissione è carica di adempimenti non soltanto in questo ambito, ma anche in altri settori. A breve avremo nella commissione anche le relazioni dei garanti, del difensore civico, quindi momenti importanti per la vita istituzionale di questa regione. Ma devo dire che sono particolarmente soddisfatta della riconferma vicepresidente, segno che in questa commissione abbiamo cercato per quanto possibile di trovare dei punti d'incontro e un equilibrio anche nell'ambito di quelle che sono diciamo, le attività che caratterizzano il nostro lavoro. La nostra commissione è una commissione che si occupa di atti finanziari, di tutto quello che è poi la legislazione in generale. Riuscire a trovare un equilibrio e un metodo di lavoro è molto importante anche perché questo segna anche l'efficienza della commissione. Il lavoro è stato proficuo e io credo che in questi due anni e mezzo riusciremo sicuramente a portare avanti delle sfide importanti che partono sia dall'imminente diciamo, approvazione del piano regionale di sviluppo, ma abbiamo davanti a noi anche altre sfide importanti. Eh, penso anche a un'attività eh, riformatrice, abbiamo parlato molto spesso della, della necessità di intervenire su riforma del regolamento, eh, abbiamo affrontato modifiche statutarie, ma eh, sicuramente non mancheremo di eh, portare avanti altre iniziative di questo, di questo tipo. Un'attività legislativa che sicuramente in questi ultimi due anni e mezzo dovrà caratterizzarsi per una maggiore intensità anche in un'ottica di semplificazione. Assolutamente soddisfatta per questa riconferma. Eh, sarà un lavoro importante per i prossimi due anni e mezzo, un lavoro che abbiamo iniziato e che ora dobbiamo portare a conclusione con le sfide che abbiamo di fronte che, sui temi strategici per la nostra regione, quindi il tema del lavoro, il tema delle imprese, il tema dello sviluppo agricolo, turismo, commercio, caccia, quindi tutti quei temi su cui abbiamo pronte anche tante proposte e su cui abbiamo tutta la voglia e l'intenzione di continuare a fare un ottimo lavoro nell'interesse di tutta la Toscana è il secondo tempo di una partita giocata all'insegna del coinvolgimento e della condivisione. Non sono mai mancati gli spunti critici, ma sono sempre stati propositivi. Questo dobbiamo ringraziare l'Ufficio di Presidenza di questa commissione, la presidente Bugetti e lo spirito collaborativo di tutti gli altri componenti della commissione e l'obiettivo ora chiaramente è cercare di fare il punto su quelle che sono le sfide più importanti di questo mandato per tutti i toscani. Sì, sono molto contento, abbiamo fatto un lavoro importante nella prima metà de della legislatura regionale, quel lavoro degli Stati Generali della Salute, ora è un momento comunque complicato per il sistema sanitario dove ci sono tante sfide sul personale, sugli investimenti, sull'organizzazione del territorio. Sull'innovazione tecnologica e quindi eh, ci aspetta un lavoro importante per questa ulteriore metà di legislatura. Sono contento insomma, che tutta la commissione e il Consiglio regionale, tutto abbia confermato la fiducia nei confronti del lavoro che io e l'ufficio di presidenza tutto abbiamo fatto. Eh, ovviamente abbiamo lavorato bene in questi due anni e mezzo. Per quanto mi riguarda, eh, faccio il vicepresidente, quindi sono il rappresentante dell'opposizione all'interno di quella che è la commissione forse più significativa della regione, cioè quella sulla sanità, gli affari sociali e lo sport. Sono onorato di, fare questo, di avere questo ruolo e mi impegnerò come ho fatto fino adesso. È venuta sì all'unanimità da parte della Commissione. Ringrazio il Presidente per la proposta e i colleghi non solo per eh, avermi confermato in questo incarico, ma per eh, l'aiuto e il supporto che hanno dato durante questi due anni e mezzo. Credo che gli impegni che abbiamo da qui a fine legislatura siano importantissimi. prima fra tutti, il piano dei rifiuti, che ci vedrà impegnati in, in sede di audizione, di confronti con il territorio, con gli stakeholder, insomma con tutti i soggetti che possono aiutare a dare un piano all'altezza di questa emergenza. Meravigliosa regione. Ce la metteremo tutta nell'ascolto, nella sintesi e con l'aiuto credo dei commissari di maggioranza e di minoranza faremo un buon lavoro. Sì, abbiamo confermato l'ufficio di presidenza, in qualità di vicepresidente continuerò ad occuparmi di temi a me cari, dall'assetto del territorio all'ambiente allo sviluppo delle infrastrutture. Abbiamo grandi temi che ci aspettano, in modo particolare attualmente il piano dei rifiuti e continueremo a lavorare, naturalmente ciascuno dalle proprie posizioni come abbiamo fatto fino ad oggi per due anni e mezzo, fino alla fine della legislatura e sono per questo orgoglioso e contento di portare avanti questo lavoro. Eh sì, sono contenta di poter continuare a servire il Consiglio regionale. In questa posizione abbiamo fatto un grande lavoro in questi due anni e mezzo. Abbiamo avviato gli Stati Generali della Cultura in Toscana, che si stanno avviando alla fine, insomma. È stato un periodo denso di ehm, scoperte per tanti consiglieri. Di familiarizzazione con un mondo che è il mondo del lavoro in campo culturale, che a volte sfugge eh, ai più per le dimensioni e per l'importanza eh, di questa quota di lavoratori. E, eh, devo dire che dopo la pandemia è stato anche bello poter supportare queste categorie di lavoratori che anche nei ristori avevano avuto difficoltà a trovare riconosciute le proprie aspettative e il danno ricevuto. Quindi due anni e mezzo di lavoro intenso per un settore che riteniamo sia strategico per le politiche regionali, non soltanto perché la cifra culturale è una componente importante dell'identità toscana, ma anche perché si tratta di un settore a forte tasso di innovazione, di occupazione giovanile eh, e di imprenditoria innovativa. Quindi c'è molto ancora da lavorare per eh, far essere questo asset sempre più strategico nelle politiche di sviluppo della Toscana. I lavori di stamani sono proceduti regolarmente, è stata confermata la Presidenza, la Vicepresidenza, me compresa, e quindi niente, si continua a lavorare con gli Stati Generali della Cultura portare a termine gli stati generali della cultura, un lavoro che abbiamo iniziato già da molti sì che continua a proseguire, a proseguire per eh, diciamo, fare una nuova legge sulla cultura in Toscana. La Commissione Controllo sta recuperando centralità nel lavoro del Consiglio regionale, una commissione che si deve occupare di verificare non soltanto la coerenza fra i singoli atti e la programmazione generale dell'ente, ma soprattutto esercitare un controllo sugli atti e sulle delibere della Giunta e dei dirigenti e in modo particolare sugli atti e sui contratti degli enti partecipati, cioè delle tante tantissime aziende che direttamente o indirettamente sono controllate dalla Regione Toscana. È un impegno arduo a cui si somma anche la verifica. Consuntivo del bilancio generale della Regione e del Consiglio regionale con il giudizio di parifica della Corte dei Conti. Quindi un ruolo che insieme al Vicepresidente Pieroni, insieme alla segretaria Silvia Noferi e a tutti i membri della Commissione stiamo svolgendo, ripeto, tentando di recuperare a questa Commissione il ruolo che le spetta di cerniera fra il lavoro del Consiglio e il lavoro della Giunta. Non mancando naturalmente di ascoltare anche le denunce, le segnalazioni per quanto possibile da parte di cittadini, comitati, associazioni che ci possano far notare ciò che possiamo approfondire nell'interesse generale. Sì, mi fa piacere ovviamente continuare il lavoro nella Commissione Controllo che rappresenta uno strumento utile anche per tutto il Consiglio regionale per approfondire ecco, quegli aspetti di coerenza fra l'azione amministrativa del Governo regionale e gli strumenti e gli atti di pianificazione e di programmazione che invece sono propri dell'Aula e dell'Assemblea dell Consiliare. Le cose da fare sono molte, avevamo già messo in cantina... Una serie di attività che puntano sostanzialmente a rafforzare, a dotare di ancora più strumenti operativi questa Commissione e la cosa più importante, alla quale personalmente tengo davvero più di tutto e più di tutti, è quello di continuare a preservare il clima che si respira all'interno della nostra commissione, un clima dove le differenze sono elementi di reciproco arricchimento, dove c'è un confronto e un dialogo eh, costante e dove si cerca di lavorare per arrivare a una condivisione degli obiettivi. Questo è l'impegno per la seconda metà della legislatura e sono convinto, tornando a ringraziare le commissarie e i commissari per la fiducia che mi è stata rinnovata che è riusciremo a mantenere questo impegno. Ma intanto devo dire che in questi due anni e mezzo l'ufficio di presidenza e tutta la Commissione ha fatto sì che diventasse qualcosa di istituzionale e soprattutto di prendere un pochino più forza all'interno proprio del, del Consiglio stesso. Per cui siamo decisamente molto felici di questo percorso, di questo cammino, abbiamo già fatto delle cose interessanti. Non l'ultima quella che è l'incontro che andiamo a fare, andremo a fare fra qualche minuto, per cui il futuro che cosa? Cercare di far capire e magari di allargare la platea di coloro che sono un pochino più scettici sul discorso dell'Europa, cercare di essere, di essere più vicini ai giovani, più vicini soprattutto alle, alle scuole, per cercare di aprire ancora di più quelle porte che sono fino ad oggi troppo chiuse nelle delle istituzioni e far eh, allargare proprio tutta la conoscenza di quello che dovrà essere il futuro di questa Europa, un'Europa che va cambiata sotto certi aspetti, ma sicuramente un'Europa forte e decisa. Nana Malashkia è il volto simbolo delle proteste contro la Russia. Hanno fatto il giro del mondo le immagini che la ritraggono: farsi scudo con la bandiera dell'Europa, resistendo agli idranti della polizia, rimanendo in piedi davanti alla folla. Immagini che l'hanno resa un'icona di libertà. Il consiglio regionale le ha consegnato una targa. Una battaglia per i diritti, una battaglia per la democrazia, una battaglia perché la Georgia possa far parte dell'Unione europea. Mi sono emozionato, emozionato nell'ascoltare le parole di una donna che cerca di combattere per la libertà insieme a tanti altri uomini, insieme a tante altre ragazze, insieme a tanti altri ragazzi. La Toscana è sempre stata una terra che non si è mai voltata dall'altra parte e anche oggi con questo riconoscimento abbiamo voluto mandare un messaggio. Di speranza, la speranza di poter vivere in un mondo migliore, un mondo con più diritti, con più opportunità, in un mondo libero. La libertà è come un fiore: va innaffiato giorno dopo giorno e noi, anche se il popolo georgiano vive a centinaia di chilometri di distanza dalla Toscana, vogliamo mandare il messaggio che non siamo mai stati. Non siamo e non saremo indifferenti e non ci volteremo dall'altra parte e costruiremo le condizioni perché il popolo georgiano possa decidere nella sua piena autonomia se entrare a far parte dell'Unione europea, entrare a far parte in quel sogno di più diritti, più democrazia, più libertà. Penso che già la mia presenza qua oggi è un segnale di sostegno da parte dell'Europa. Stiamo come popolo georgiano, stiamo combattendo per i diritti della libertà, della democrazia e dobbiamo sorpassare tantissimi ostacoli uh, come paese e stiamo forti per, uh, nella nostra lotta come avevo detto anche nel mio discorso, questa nostra lotta è molto difficile del popolo georgiano perché come sappiamo anche adesso, nel 2023, um, solo 40 km a distanza dalla capitale georgiana Tbilisi, c'è la presenza dei militari russi e quindi noi combattiamo per questi diritti per avvicinarci all'Europa in queste condizioni molto difficili. Non è solo la nostra scelta come popolo ma proprio l'idea storica nostra della Georgia come paese di integrarci nell'Unione Europea. E nonostante la difficoltà che abbiamo, nonostante gli ostacoli che continua a metterci la Russia, continuiamo con tutta la nostra forza che abbiamo a combattere e cercare in ogni, ogni modo di integrarci nell'Unione Europea.